L'importanza dell'energia vitale per affrontare la quotidianità è spesso sottovalutata. Mai ciò che stravolge la vita lo otteniamo stravolgendo noi stessi, ma sempre fluendo nel cambiamento. Per raggiungere lo stato di benessere sono sufficienti alcuni piccoli accorgimenti e tra l'altro molto semplici. Lo stato attuale delle cose, la costrizione psicologica a rinchiudersi in casa, la paura crescente di un qualcosa di invisibile e anche intangibile, ma potenzialmente pericoloso, ha condotto troppe persone a una inevitabile perdita di vitalità sia sul piano fisico sia sullo psicologico emotivo. Il cosiddetto distanziamento fisico ha comportato una mancata compenetrazione di quelli che sono i campi magnetici umani che sono autorigeneranti, sono a forma di toroide e si alimentano a vicenda con l'abbraccio e il contatto fisico. Può essere un caso, ma il distanziamento fisico consigliato è proprio della dimensione del nostro toroide, che è il centro a livello cardiaco, ovvero 1,5-2 metri. Un altro aspetto di assoluta importanza è la vita all'aria aperta, poiché permette di respirare un'aria molto più sana, anche se a volte inquinata, dei luoghi chiusi. Inoltre il sole è fondamentale per nutrire l'apparato psicofisico di quelle particelle di luce che ci permettono di essere vivi e di consentire una corretta comunicazione inter- ed intracellulare, oltre a sviluppare il pensiero critico e nuove sinapsi. Lo stato di benessere è tutt'altro che una sola mancanza di malattia, è proprio essere vivi. Confondiamo spesso la vita con la sopravvivenza. Quest'ultima è quando il cuore batte, il cervello è attivo e le funzioni vitali sono attive minimamente. La vita invece è quando ogni nostro aspetto è al massimo dell'individuale potenzialità. Ma allora, come fare per riuscire a essere vitali nonostante tutto? Beh, voglio parlartene in questo video in cui i consigli sono tratti dal mio libro Più energia vitale per sviluppare il tuo obiettivo, dove per obiettivo qui si intende il ritorno a un reale stato di benessere generale. Ricorda però una cosa, la pratica come tecnica ha poco valore. Quelle azioni devono diventare te stesso. Il rigenerarsi dell'energia vitale è naturale sviluppo della vita. Il primo consiglio che ti do riguarda il sole. Le frequenze della luce del sole che giungono fino a noi sono quelle che permettono la vita per come la conosciamo noi oggi. L'alternarsi di salute e malattia, o come preferisco definirle, di vitalità e mancanza di vitalità, avviene all'interno di questa microzona. Una microzona di frequenze energetiche e la qualcosa ci conferma quanto la vita sia dipendente da questa meravigliosa stella, non a caso identificata con una serie di dei nell'antichità. Dal Sole ricevevamo i cosiddetti biofotoni, ovvero microparticelle di luce che permettono gli scambi di informazioni sia intercellulari sia intracellulari. Le informazioni che riceviamo ci spingono quindi al cambiamento, cioè all'evoluzione. E in effetti i biofotoni sono gli artefici dei cambiamenti spazio-temporali. Diviene fondamentale assumere le frequenze energetiche solari ogni giorno, in qualsiasi momento della giornata, acquisendo in questo modo tutte le frequenze. La mattina riceviamo maggiormente le frequenze degli ultravioletti, verso sera invece le frequenze degli infrarossi. È bene fare il tutto in modo consapevole. Il consiglio è di stare all'aria aperta, sotto il sole, almeno 30 minuti al giorno, tempo necessario per acquisire la quantità minima di energia necessaria alla vita, evitando possibilmente occhiali e lenti a contatto, in quanto le frequenze che vengono assunte tramite gli occhi sono fondamentali per mantenere le funzioni vitali. Soprattutto in estate o in condizioni particolari come la montagna, gli orari di esposizione, considera sempre i materiali che ti circondano e quindi la loro rifrazione. Valuta l'esposizione in caso di assunzione di farmaci. In questo caso è meglio se chiedi al tuo medico. È consigliata anche una bella disintossicazione prima di esporsi al sole. In questo modo l'assimilazione avviene meglio, più veloce,
e senza creare problematiche alla pelle. Esponi la maggior parte del corpo possibile, questo aiuta la produzione di vitamina D e i benefici arrivano su una superficie maggiore. Inizia sempre gradualmente perché il buon senso è alla base di tutto. Il secondo consiglio riguarda invece la respirazione. È considerato il processo fisiologico più importante della macchina biologica. La respirazione è anche l'unico processo che ha due caratteristiche, consapevole e inconsapevole. La respirazione simboleggia il primo contatto col nostro mondo esterno, la conoscenza della dualità e l'indipendenza. L'essere umano comune sbaglia a respirare a seguito di un parto innaturale. Accade questo sperimentando il senso di vuoto per il distacco dalla madre da cui dipendeva in tutto e si affanna per introdurre ossigeno. Respirare ci rapporta con tutto perché ogni essere umano respira l'aria che respirano tutti, permettendo la conoscenza delle informazioni che si inseriscono negli atomi delle molecole espirate. Una respirazione corretta permette di inspirare energia vitale ed espirare tossine e inquinanti. Di tecniche di respirazione ne esistono tantissimo e ti consiglio di selezionare quella più adatta a te, quella che ti risuona di più. Passiamo ora all'idratazione, che è un aspetto spesso trascurato. L'idratazione indica quindi la corretta quantità e qualità di acqua all'interno delle nostre cellule. Nel ventennio in cui ho lavorato come personal trainer, ho potuto constatare come le persone abbiano spesso ritenzione idrica pur essendo disidratate. Com'è possibile quindi tutto ciò? Beh, semplicemente le molecole di acqua si accumulano tra le cellule mentre quest'ultime ne rimangono prive. Sembra un paradosso, eppure è così. E quindi perché succede questo? Le persone infatti si concentrano sulla quantità di liquidi ingeriti, ma difficilmente sulla loro qualità. È necessaria un'acqua cosiddetta viva. L'acqua di bottiglia è acqua invece morta, qualitativamente scarsa e le cellule la rifiutano. C'è stata una propaganda sul residuo fisso, di certo un aspetto molto importante, ma non primario, come ad esempio il pH e altre caratteristiche. Bere tanto significa far fronte allo stimolo della sete, tralasciando però una reale idratazione. Per rendere l'acqua vitale, ovvero fornirla di ioni utili alle funzionalità cellulari, possiamo sottoporla a musica potenziante come quella a 432 Hz, a parole positive, al sole, in questo caso però in bottiglie di vetro e con tappo non metallico. La puoi benedire e la puoi magnetizzare. L'acqua ha una memoria, come rivelano gli studi del famosissimo scienziato Masaru Emoto. Perciò le informazioni delle molecole vengono trasferite alle cellule. Questo viene confermato anche dagli studi di Pollock, che scoprì una quarta fase dell'acqua di stato simile al gel, una struttura cristallina. Il dottor Pollock lo scoprì grazie agli studi sulla contrazione muscolare. L'acqua in questo stadio è come una batteria che trattiene energia e informazione e viene denominata exclusion zone, ovvero zona di esclusione, che significa che null'altro è trattenuto all'interno. Questa fase dell'acqua è viva e funzionale, presente nel nostro corpo, in natura e nell'atmosfera. Si forma assorbendo energia elettromagnetica, in particolare gli infrarossi. E parliamo ora di un altro aspetto molto importante nella nostra vita, che è il suono. Il suono è un fenomeno fisico prodotto dalla vibrazione regolare di un corpo elastico. È un insieme di onde generate da qualcosa che vibra, che percepiamo attraverso l'udito. Le onde sonore si espandono come le onde generate nell'acqua da un sasso. Un insieme di suoni ordinati genera una musica e quest'ordine però è assolutamente soggettivo. Il suono viene percepito da ogni singola cellula del nostro corpo.
L'orecchio, ovvero l'apparato uditivo, trasforma solo una parte di questi suoni che ci circondano, ossia quelli compresi tra 20 e 20.000 Hz. Ogni cellula invece è dotata dei cosiddetti fonorecettori di frequenze invisibili. Esiste un legame molto stretto tra voce, udito e sviluppo psicofisico. Il suono fa parte delle bande di frequenza che infondono energia e salute. I suoni bassi stimolano la parte inferiore del corpo, i suoni alti la parte superiore. La voce è un mezzo molto veloce per propagare i suoni nel corpo umano. La musica raggiunge direttamente il sistema limbico e riorganizza gli emisferi cerebrali. La frequenza con cui vengono accordati gli strumenti è molto importante. Quella più conosciuta oggi è quella 432 Hz, una frequenza fondamentale perché facente parte della matematica della vita, in cui moltissimi studi hanno confermato un riequilibrio psicofisico molto importante. Ti consiglio di ascoltare quindi musica con questa frequenza, perché il tuo apparato psicofisico ti ringrazierà. Parliamo di una cosa molto particolare, ovvero la neurobica. Si tratta di un termine coniato molto recentemente e che indica l'allenamento mentale per mantenere attive le sinapsi del cervello e indurre il rallentamento dell'invecchiamento cerebrale, creando quindi nuove sinapsi. È un allenamento vitale, soprattutto quando generiamo sinapsi atte alla ricerca della gioia. Come tutto in questo pianeta, anche la produzione di energia va allenata. Quando siamo particolarmente entusiasti e felici, le sinapsi lavorano meglio e le attività cerebrali sono funzionali ai nostri obiettivi, anziché dedicarne l'attività all'autodifesa. La neurobica si sviluppa attraverso il pensiero critico, gli esercizi di logica e di creatività. Voglio concludere con un aspetto molto usato in questo periodo per indurre stati di bassa frequenza e di ampliamento di paura. Le parole. Quando ne conosciamo il potere, cambiamo radicalmente la nostra vita. Le parole sono l'energia più potente che esista. Noi creiamo il mondo a nostra immagine e somiglianza in base alle parole che esprimiamo ogni giorno. Questo argomento l'ho trattato dettagliatamente nel mio libro Comunicazione efficace, edito da Anima. Ma qui mi limito a invitarti a utilizzare parole potenzianti, cosiddette anche positive. Quindi eliminare le negazioni e focalizzarci sulla parte di bellezza che il mondo ci pone davanti. Le parole inducono a fare azione o non azione, spingono alla pace o alla guerra, all'amore o all'odio. L'utilizzo verbale, scritto o pensato della parola è l'esercizio più praticato dal momento della nascita al momento della morte. Essendo il più ripetuto, diviene il più potente nella creazione della nostra realtà. Selezionale con cura, perché ciò che dici si crea. Come hai potuto constatare, non è necessario stravolgere la tua vita per stravolgerla e renderla quindi straordinaria. Questi semplici consigli, praticati con disciplina, ti aiutano ad affrontare ogni giorno con gioia e vitalità. L'importanza dell'energia vitale per affrontare la quotidianità diviene così molto chiara. Buona pratica!